per come la vedo io, che mi occupo di risparmio dal 2003, questa storia ha enormi possibilità di essere portata a far valere in un'aula di giustizia, che non so se sarà italiana o europea. Attenzione però, perché a questa premessa ne devo aggiungere un'altra che è doverosa. Dirò cose che non faranno piacere a molti di voi, però il medico, come dire, pietoso fa il paziente. Il fondamentale di questa storia è un articolo della Costituzione, articolo 47, il primo comma, ed è fondamentale perché la Costituzione fino adesso non è stata abrogata e non essendo stata abrogata è ancora in vigore e a questa legge fondamentale dello Stato dovrebbero rispondere tutti coloro che si sono occupati di risparmio e di credito. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio. Non solo, la Repubblica disciplina, coordina, ma soprattutto controlla l'esercizio del credito. E su questa storia vostra ci sono due storie che non contano, che non sono state, diciamo, portate a termine. Due impegni, due obblighi, la tutela del risparmio e il controllo dell'esercizio del credito. Di tutela del risparmio si occupa innanzitutto la Consob, di controllo dell'esercizio del credito si occupano congiuntamente la Banca d'Italia per le sue competenze, adesso in parte la Banca Centrale Europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questi organi su questa storia, a mio modesto avviso, non sono un legale, hanno una serie di responsabilità evidenti. I sindacati però non ne sapevano niente, tant'è vero che fanno un volantino lunghissimo nel quale parlano di ricollocazione dei dipendenti, di blocco della chiusura degli sportelli che era già stato annunciato e quant'altro. Soltanto che non sanno che da lì al 22 di novembre succederà qualcosa. Che cosa succede? Succede che il 16 di novembre del 2015 la Gazzetta Ufficiale riporta un atto fondamentale per la vostra storia. È il decreto legislativo con cui il governo che ha ottenuto il mandato a emanare norme da parte del Parlamento recepisce in Italia la direttiva BRRD. Questa direttiva viene recepita il 18 novembre del 2015, anche se è già in vigore, ma non è stata ancora recepita da quasi un anno e mezzo. Perché è fondamentale questa norma? Perché, come vedremo, da questo recepimento scattano tutta una serie di effetti che pesano direttamente su di voi. Che cosa dice? Vado su alcuni punti salienti di questo decreto, scusate se sono tecnico, ma è molto importante per farvi capire. Il decreto legislativo 180 del 16 novembre 2015, che viene pubblicato immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale, che diventa esecutivo dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi entra in vigore lo stesso giorno, il 16 novembre, c'è una fretta dannata di arrivare a questo risultato e poi vedremo perché c'era tutta questa fretta. Questo decreto recepisce in Italia la direttiva BRRD. Articolo 5, segreto. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di risoluzione sono coperti da segreto in ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'Economia, perché il Ministero dell'Economia collabora nelle risoluzioni con la Banca d'Italia. Chi li rende noti è sanzionabile a livello penale. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati al segreto d'ufficio, fra questi dipendenti ovviamente ci sono indirettamente anche i commissari delle banche in quel momento commissariate. Qui c'è un passaggio che secondo me è illegale, non si può dire che devono riferire esclusivamente al direttorio della Banca d'Italia anche quando le notizie che contestano assumono la veste di reati. Se ci sono dei reati, loro hanno l'obbligo di riferirli alla magistratura, non solo al direttorio della Banca d'Italia. Secondo me questa norma è già una norma in conflitto con le altre leggi dello Stato. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, come ad esempio i subordinati, diritti, attività o passività di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi o adottati o i negozi posti in essere dalla Banca d'Italia. Cioè, voi potete ottenere il rimborso, ma la risoluzione rimane comunque valida.
Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato nei limiti delle norme vigenti. Questa frase, nei limiti delle norme vigenti, è forse la frase che vi salva, perché significa che queste norme non modificano le leggi precedenti sul vostro diritto al rimborso del danno, perché guardate che avrebbero potuto fare anche questo, cioè decidere di limitare il rimborso del danno a coloro che erano coinvolti in una risoluzione, riducendo o eliminando addirittura in questi casi le norme precedenti. Le pressioni per vendere a voi le obbligazioni subordinate 2013-2018, perché nel frattempo qualcuno in mezzo a coloro che lavoravano in banca mi ha passato queste cose, mi ha passato delle email della direzione private banking della banca, con cui la direzione fissava gli obiettivi di vendita delle obbligazioni subordinate gestore per gestore, dava a ciascuno un budget e andava a controllare giorno per giorno che percentuale del budget avevano raccolto. La prima colonna qui è bianca perché io ho sbianchettato i nomi, lì c'erano i nomi dei gestori del private banking, di fianco c'era il budget, nell'altra colonna c'era il valore delle obbligazioni che avevano venduto e c'era la differenza più o meno sul budget. Secondo me, molto spesso non sapevano che cosa stavano vendendo, lo sapeva chi stava sopra, forse lo sapeva abbastanza chi stava in mezzo, ma lo sportellista che vi ha appioppato sta roba, secondo me nel 90-95% dei casi non c'aveva un'idea effettiva di quello che stava vendendo, perché le banche dovrebbero garantire la formazione sui prodotti finanziari venduti, ma è una formazione che non viene quasi mai fatta, o se viene fatta viene fatta online e non su un singolo strumento ma su categoria. Ciclo del 15 febbraio 2015 di banca, su Banca Etruria, pubblicato per Sole 24 Ore. Perché 15 febbraio 2015? Perché la banca era appena stata commissariata da 5 giorni. Io parlo del paradosso, perché? Perché questo articolo dice l'Etruria e quei misteriosi rifiuti a un'aggregazione. Questo articolo fa l'elenco di tutte le volte che la Banca d'Italia ha chiamato una banca e ha detto vai dall'Etruria, proponi un'aggregazione, aggregatevi. Solo che le banche proposte erano la Popolare di Vicenza e qualcun altro che stava messo pure peggio di voi. Perché parlo di paradosso? Perché poi il 17 dicembre del 2015, dopo la risoluzione, esce la notizia che la Banca d'Italia sta investigando sul perché i vertici dell'Etruria non hanno accettato le aggregazioni e dice noi vi sanzioniamo perché non avete accettato le aggregazioni. Ma quando fa questa roba qui, la Banca Popolare di Vicenza praticamente è già saltata. Quindi è paradossale che si sanzioni qualcuno che ha altre responsabilità, perché c'ha altre responsabilità. Per dire non hai fatto l'aggregazione, qualcun altro che era messo peggio di te. Del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, tenuto a metà di ottobre del 2015, un mese prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 180 che recepisce la direttiva PRRD. La norma più critica riguarda l'obbligo di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quello che abbiamo detto che si è tenuta la Banca d'Italia, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, anche ove la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di risoluzione sia già nota all'emittente e ai componenti dei suoi organi di amministrazione. La norma in questione rifletterebbe dunque una scelta autonoma del legislatore nazionale, che tuttavia si pone in contrasto con la direttiva comunitaria sugli abusi di mercato. Quest'ultima infatti impone la diffusione al pubblico senza indugio di qualsiasi informazione price sensitive, cioè che colpisce strumenti finanziari e li influenza i prezzi, al fine di garantire un corretto processo di formazione dei prezzi e di assicurare che le decisioni degli investitori e dei depositanti siano sempre correttamente orientate. Io penso che i vostri investimenti non siano stati correttamente orientati. Sempre Vegas, l'imposizione per legge di un ritardo automatico nella diffusione al pubblico di informazioni sullo stato di crisi di un intermediario può determinare un danno per gli investitori che acquistano strumenti finanziari della banca a un prezzo che non riflette la notizia sullo stato di dissesso della banca o dell'impresa di investimento. Io credo che il quadro informativo che avevate voi fosse incompleto e fuorviante, e andremo con i price sensitive, cioè rilevanti per spostare i prezzi degli strumenti finanziari al pubblico.
Che cosa dice il testo unico della finanza? Che non è stato toccato da questa norma. L'articolo 114, comunicazioni al pubblico, comma terzo. Gli emittenti quotati, e secondo me non solo gli emittenti quotati, ma in generale gli emittenti di titoli diffusi. Perché? Perché Popolare dell'Etruria era quotata, ma è stata delistata dalla borsa, non era più quotata. Pur tuttavia però Popolare dell'Etruria era emittente di titoli diffusi. E quindi, secondo me, ma questa è una cosa che andrà verificata poi dall'avvocato Vescovini, che ha più competenze di me, questa norma, per estensione, può riguardare anche gli emittenti di titoli non quotati, ma diffusi. Possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. Ma una notizia come quella della risoluzione non si può dire che non pone in errore il pubblico, perché magari non vorrei qualcuno, e io conosco almeno un caso, 2 o 3 giorni prima della risoluzione è andato in banca e ha comprato subordinati, perché qualcun altro che voleva liberarsi di quella roba perché aveva già capito come andava a finire ha trovato il pollo a cui ha passato il cerino. A me una fonte di Etruria ha detto che l'ultimo venerdì prima della risoluzione un pensionato di queste parti, ex dirigente delle ferrovie, è andato in una filiale dell'Etruria di cui mi ha dato nome e indirizzo e si è comprato 500.000 di euro di subordinati. Non si è visto nessuno. Questa è una lettera con cui la Commissione Europea, commissario alla concorrenza Margrethe Vestager, concorda con il governo italiano la risoluzione delle banche. È una lettera datata 22 novembre, il giorno della risoluzione. Perché è fondamentale questa lettera qua? Perché questa lettera dimostra senza nessun dubbio che non è vero quello che molti dicono, cioè che la risoluzione delle banche è stata decisa un pomeriggio di una domenica in mezz'ora del Consiglio dei Ministri. La risoluzione di queste banche è un percorso che ha le sue radici già al momento in cui viene varata la direttiva BRRD, a giugno del 2014. Leggiamo i passaggi fondamentali. È indirizzato all'onorevole Gentiloni, traduco dall'inglese: nell'agosto del 2014 la Commissione Europea viene a sapere dalla stampa del possibile intervento per ricapitalizzare Banca delle Marche. Qui si parla soltanto di Banca delle Marche, ma la stessa lettera è stata mandata anche per Carife, per Etruria e per Carichieri. Di conseguenza, il 18 agosto 2014, la Commissione Europea contatta l'Italia per chiedere informazioni e la conferma di quello che scrive la stampa. Il 16 settembre 2014, l'Italia manda una risposta, un report, sugli interventi che ha già approvato attraverso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il 10 ottobre 2014, la Commissione rimanda un'altra lettera di richiesta di informazioni, alla quale l'Italia risponderà il 14, 17 e 19 novembre 2014. La Commissione manda altre lettere all'Italia il 18 dicembre 2014, il 27 febbraio e il 21 agosto 2015, chiedendo di essere aggiornata sulla situazione della banca. Il 16 ottobre 2015 l'Italia informa la Commissione Europea su un possibile piano di ristrutturazione. Il 20 e il 21 ottobre 2015 l'Italia sottopone informazioni aggiuntive. L'11 novembre 2015 la Commissione chiede ulteriori informazioni. Il 12 e 13 novembre 2015 l'Italia informa ufficialmente la Commissione Europea della futura risoluzione di Banca delle Marche. Quindi la risoluzione è già decisa formalmente dall'Italia il 12 e 13 novembre 2015, prima del varo del decreto. Attenzione, perché questo è un passaggio fondamentale. L'Italia comunica ufficialmente alla UE che risolverà le banche prima del decreto. Quindi quel decreto è stato fatto su la necessità di gestire una risoluzione che è già stata decisa. E questo è un passaggio fondamentale per voi. Nei giorni successivi la Commissione riceve significative quantità di informazioni e una descrizione dettagliata dell'intervento di risoluzione. Il 20 novembre 2015 l'Italia notifica la risoluzione, quindi la Commissione Europea conosce la risoluzione di Banca delle Marche, ma
ovviamente anche delle altre tre, due giorni prima che quella comunicazione sia stata resa nota al pubblico. Ma quella risoluzione è stata presa da 2 a 3, 4 giorni prima della pubblicazione del decreto sulla risoluzione. Quindi al di fuori di una legge che non c'è ancora ufficialmente, è ancora in discussione, non è ancora né stata approvata né pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e soprattutto non è divenuta ancora esecutiva. Questo è il decreto della Banca d'Italia con cui dice: visto il provvedimento del 22 novembre, visto il provvedimento del 22 novembre, considerato il programma di risoluzione del 21 novembre, in realtà la risoluzione era già stata fatta, era già stata decisa, non era ancora stata formalizzata al pubblico italiano, ma a Bruxelles sì, si dispone che Banca Popolare delle Regioni del Lazio vada in risoluzione, che vengano azzerate le azioni e che si intervenga nei confronti dei risparmiatori.